è il giocatore che sia noi che lui volevamo fortemente, sia lui il Crotone, ma lui come calciatore, pertanto abbiamo rifatto questo matrimonio insieme con Ahmed, 3 anni di contratto, è un giocatore, un leader di questa squadra, pertanto abbiamo ritenuto di mettere un tassello importante, già riconfermando un calciatore che ha dimostrato che la Serie A nel passato la può fare anche alla grande. Ecco. Assolutamente, è un giocatore, come dicevi tu, di qualità, di quantità, ma soprattutto un gran ragazzo, persona di spogliatoio, come si suol dire, fa gruppo, riesce a fare squadra anche all'interno dello spogliatoio, pertanto riteniamo di aver messo un tassello importante a disposizione di mister Stroppa. Gli obiettivi del Crotone lo sanno tutti, è una salvezza con qualche giornata d'anticipo. In merito al discorso legato al campionato, spero che, voglio dire, questa pandemia riesca in qualche modo a fermarsi perché se dovesse continuare ancora così nelle scuole di calcio la vedo un po' difficile che il 20 si possa partire, però speriamo, ecco, voglio essere ottimista con la speranza che il 20 ripartiamo e ripartiremo sicuramente con ancora qualche elemento da inserire in questa squadra. No, sono contentissimo, è stato il mio obiettivo di portare Crotone in Serie A e il mio secondo obiettivo era di rimanere a tutti i costi, quindi sono contentissimo e devo ringraziare tutti, devo ringraziare la società e il presidente che mi ha dimostrato tanta fiducia e il direttore. E un grande ringraziamento al direttore Raffaele Vrena che mi ha voluto a tutti i costi e credo che senza lui sarebbe stato difficile, quindi un ringraziamento speciale va a lui, al mio procuratore, però anche ai tifosi che mi hanno scritto in tanti e sono contentissimo di essere qua e non vedo l'ora di ripartire. E il prossimo obiettivo è sempre quello della squadra, è di raggiungere la salvezza a tutti i costi. Che sia l'ultima giornata o un campionato un po' più tranquillo, però è il nostro obiettivo di rimanere in Serie A a tutti i costi e faremo di tutto. Non è stato semplice perché mi sono arrivato qua, poi mi sono fatto male al piede e poi da quando mi ha riscattato il Crotone, il mio obiettivo era di portare il Crotone di nuovo in Serie A. Se non l'avessi fatto, per me sarebbe stato un grande fallimento, quindi sono contentissimo di averlo, cioè aver dato il mio contributo e ora che siamo in Serie A puntiamo a restarci. Ah, un grandissimo saluto a tutti i tifosi e ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto sentire sempre a casa, sentire il loro amore, quelli che mi hanno scritto, vedo tutto e sono contentissimo di essere ancora qua. Noi chiediamo a voi solamente il vostro sostegno come sempre e speriamo di vedervi nello stadio più presto possibile.